Buongiorno, ormai è diventato questo buongiorno trombettante, è diventata una cosa bella, mi piace. Tutto a posto? Bene, voi sapete che è sempre tutto a posto, vero? E questo è il nostro motto, tutto a posto. Bene, l'altro ieri sono state due bei collegamenti. Non mi piace dire puntata perché, come già vi ho detto, qualcuno mi ha, li ha associata a Beautiful Lady, ma non mi guarda più Beautiful, mi guarda a te. Sta cosa mi fa ridere, però sono stati due bei collegamenti, secondo me. Ma oggi non è da meno, ho trovato delle seppie vive, bellissime, che abbiamo pulito, e dei gamberoni, no gamberi. Guardate qua che sono, qua parliamo sempre di prodotti, o quelli che fanno vedere che hanno pure il coraggio, con il coraggio di mettere delle cose inguardabili. E poi nel loro immaginario, cioè, la gente li guarda e fa e li passa per freschi. Ai ai ai, va bene. Salutiamo Francesco Silvestri, Ciao Francesco. Laura, Francesco Scarano, Ciao Laura, ciao Francesco Scarano, c'è buongiorno a Giovanni tutti. Sorrentino, Pasquale Giovanni. Manzo e ancora tanti. Ciao Pasquale, ciao Giovanni, buongiorno a tutti e come sempre grazie per essere qua. Ci sono un sacco di cosine simpatiche, ci stanno sempre fave e pesiello, mi dovete scusare, ma queste sono quelle che ci sta dando l'orto in grande abbondanza, il resto le stiamo abbattendo, per questo quando verrete, mo che apriamo da metà giugno, ci saranno anche piatti con fave e pesiello che assolutamente mo li stiamo stoccando, li mettiamo sotto vuoto, li abbattiamo a meno 25-24 gradi e poi li metterò nel menù perché il menù è molto spinto sul vegetale, che è oro, guarda. Maria Buonocore, a proposito di Beautiful, dice Ridge si è fatto stantivo. Fatto sentite, allora, la pasta ne ho conservato, guardate, ha fatto la scorza sopra, la pasta di ieri, perciò sarebbe quasi una pasta avanzata di ieri, quasi immangiabile. Invece, senza usare farina, guardate, con la scorza, per farvi vedere che comunque la potete recuperare, un Ecco poco di qua. olio, guardate, vedi la scorza sopra ha fatto. L'ho lasciata proprio così per farvi vedere che non dovete prenderla e buttarla. Dario Chianese dice: ragù Eccola qua. e sartù ambo sulla ruota di Napoli. Vedete il numero forte che vedo c'è il giovane, vedete? Senza proprio, guardate, delicatamente. Tanto questo nel gergo tecnico si dice che è scresciutud, vuol dire che ha perso la lievitazione e ha fatto la scorza. Questo è un panetto che diciamo andrebbe buttato. Salutiamo Carmen Bonvegna, Ciao Carmen, Raimondo Califano e buongiorno. Sergio D'Antonio. Ciao Sergio, Raimondo, Raimondo ciao e Carmen. Sergio, ciao Gabriella, Gabri. Eccolo qua. Allora, pasta da riciclo, pasta per la pizza, pasta cresciuta da riciclare. Per questo se vi ammanza non la buttate perché la pasta cresciuta è magica. Ed è una delle cose più buone, secondo me, del food. Non pochi farini impastate, con un pizzico di lievito quando la date a friggere, ma pure infornata, tiene un sapore che è irresistibile. Tina De Martino, buongiorno. Sono pochi giorni che ho scoperto questi video che mi hanno appassionata, al quale ho mostrato un video e la sera mi chiede di vederli tutti, completamente rapito dalle sue ricette, ma soprattutto dalla sua grande personalità. Ah, grazie, ringraziami tuo marito, Tina e il marito. cara Pina, Tina, ringrazio Tina. Tina, ringraziami tuo marito e lo saluto tanto, mi fa piacere. Ah, ieri mi hanno chiesto, lo sai, se c'hai un aiuto, mi hanno chiesto una signora che voleva che salutassi il marito e mi con grande piacere. Carissimi amici, voi avete visto la camicia di Sebastiano? Guardate, è una cosa
Io non me la levo più. Questa qua diventerà. La mia seconda Sì, ma pelle. diciamo che mi organizzo e me ne faccio l'armadio. Io ho sempre usato camicie di ottimissima fattura, di grandi marchi, di grandi firme, di stilisti italiani. Non è che ho preso la camicina così, perché per lavorarci mi piace, ce lavora comodo. Ma questa, caro Sebastiano Coda, amico a Castellammare di Stabia, veramente ti sei superato, perché me l'avevi detto che sei la Ferrari dei camici, ed è veramente la Ferrari delle camicie, per questo momento mi organizzo e me ne faccio un armadio, perché ripeto, io uso primavera e estate solo camicie bianche, e che sacca veramente per il buco dentro. E vabbè. C'è Giovanni Guerra, dice buongiorno, si era cominciato con il pronzo di Pasqua e stiamo ancora qua, con immenso piacere. No, le carte come dice, dopo facciamo uno tortona. Vabbè, un'altra decina di giorni e poi vi libero e ci vedremo una volta a settimana, se vi fa piacere. E possiamo pure organizzarci una volta a settimana, quindi mi fa pure un poco più lunga. Che poi immaginate quello che arriva da Montechiaro, che là ci sta a parlare fino alla fine, là non si finisce mai di parlarne, per quello che c'è a Montechiaro. Bene, bene, allora. Franco Gargiulo intanto ci ricorda il primo comandamento, non si et mai niente. Assolutamente, questo sì è il nostro motto. Solo Rossa lì non trova la padella, ma non ne fate sapere la padella. Quale La padella? nonna, quella lì andate a vedere, la nonna almeno che rispetti. Ma vediamo. Allora, voi dovete sapere che la nonna fa i rispetti, perché quando inizia a scocciare, Prendo il dove sta? mango. Guarda Ecco, quando si inizia a scocciare, allora che fa? Non parla, però inizia a fare mur, sbatte, raffondare, mormora un poco. E lei per lei, perché io glielo dico, ricordate che noi abbiamo un patrimonio in casa, e lo dico ai miei collaboratori, ai miei figli e tutto. Per questo noi ce la dobbiamo preservare con tutti i difetti, e le bizze che tiene è preziosissima. Vabbè, andiamo avanti. Allora, un filo d'olio. Un micro pezzettino di salsiccia, mezzo pezzo di salsiccia che mi era avanzato. Questo ci è avanzato 2 o 3 giorni fa. Cosa abbiamo fatto con la salsiccia? Vi ricordate? Ne è rimasta, come si suol dire, una ionda. Guardate qua, voglio solo farvi vedere questa pasta di ieri. Guardate che cos'è. Che sapete, mogai? Con la scorza e tutto questo, senza usare farina, senza sporcare niente, lo stesso con le mani, perché questo quando la fate, voi la tenete in frigo, è decresciuta, ha fatto la scorza, tutte queste cose qua, ma è sempre buono, per questo non la buttate, perché poi con questo facciamo primo buco in terra, perché mi è venuta un'idea, secondo me molto interessante. C'è Gabriella Barbella, sono la moglie di Sebastiano, vi saluta, siamo in macchina e vi stiamo seguendo. Ah, ciao Emanuela, Gabriella. Gabriella, scusami, tanti saluti e niente. Ringraziami di nuovo tuo marito, perché questo dicevo, che non mi levi più a cuore. C'è Marco Cammarota, a proposito delle camicie, dice stai dimagrendo e la sartoria che fa No, miracoli. visto che. Beh, Marco, io questo non lo volevo dire, me la tenevo per me sta cosa. Sta camicia, come ha detto ieri Don Salvatore, puntualizzando con la sua piccola, glielo dico, c'è un piccolo, ma piccolissima cazzina, ha detto sta camicia ti affina malamente. Ha ragione, perché sta camicia affina. Avanti ci sta sempre, però la camicia ti ricama addosso. Giovanni Sorrentino dice speriamo che arriviamo anche al pranzo di Natale. Guarda, Natale, che ci sta? Con calma parliamo. Allora, un filo d'olio,
le mille sfaccettature di piselle e fave stiamo facendo in questo periodo. Oggi prendiamo giusto due fave, adesso iniziano a farsi vecchie, vedete? Sono più grandi. Eccole qua. C'è Salvatore Tortora che vuole anche lui queste camicie. Salvatore Tortora dice: voglio anch'io queste camicie, ho bisogno di informazioni. Loro sono estremamente spettacolari. Eccole qua, aggiungo giusto due fave. Faccio andare con calma. Nel frattempo mi taglio una cipollina a fettine sottilissime. L'olio l'ho messo, tegame, olio, cipollina. Aldo Maresca dice: no chef, che guardiamo noi la mattina? Ancora Giuseppe Balestrino: e allora si mangerà solo una volta a settimana, facciamo sciopera. Giuseppe, con calma, tutto si riprende, ormai il gruppo è formato grazie a voi. Wow, è arrivata una delle mie quattro sorelle. Guardate che è arrivata, mi ha portato l'oro di Montechiaro, eccolo qua. Guardate che cose sono spettacolari. Ok, grazie, mi avevo chiesto due limoni, guardate che è arrivato, guardate. E non mi dite che è oro, eccolo qui, è oro qui. Olio, cipolla e un po' di pancetta, mettiamo a sudare il tutto delicatamente. C'è Geraldo Sansone dal Belgio, era un po' che non ti vedevo, Geraldo, eccolo in diretta. Noi ci siamo preoccupati. Dice: ho comprato il tagliere HCCP rigorosamente verde, ma quando si taglia sopra sfalda comunque un po', è normale? Sì. È normale, ma che legge HCCP fare sull'uguale? Come non usare la cucchiarella è vietato. Ah, c'è Rosario Ru, allora possiamo chiedere aiuto circa quella... Ho aggiunto la salsiccia, le due fave crude e i piselli dell'altro ieri del Sartù, che ieri li abbiamo usati nel calzoncino e ne tengo ancora due. Li ho messi nella salsiccia qua. E li faccio andare, sto facendo questo stufatino di salsiccia, fave e piselli. Nel frattempo ho messo a rosolare la cipolla con la pancetta. Prendiamo le seppie, vedete, ho tagliato per lungo le teste, i tentacoli sono interi, vedete? Vedete quanti sono belli? Eccoli qua, li metto assieme a fave e piselli e metto a rosolare tutto cosa assieme. Ecco, ora riparlo tutti i ghiacciolo, chi se non buttava. Possiamo chiedere a Rosaria, che è collegata, al nome di quella signora. Sì, Rosaria, c'era una signora che mi chiedeva se potevo salutare il marito, non so per quale cosa, non mi ricordo, se mi aiuti. Guardate, 30 secondi. È la fine del mondo. Eccola qua, qual era la destinazione che volevo dare a questo mondanato. Che ne dite? Questo me lo immaginavo prima in macchina. Ma io tengo le mondanate lì. Salvo Sicurella dice: ho visto il video della sua storia, mi sono commosso. Ah, grazie. A proposito, vi è piaciuto? Avete visto che bel posto e che bel video, sono stati fortissimi, i ragazzi di Padre Lardo hanno fatto i buchi del rovere, bravissimi. Sì, hanno raccontato, diciamo hanno interpretato perfettamente chi è Peppe Guida. Michele Benigna vi ascolta ormai tutti i giorni dalla Nuova Zelanda, un salutone. Ciao Michele, che piacere. Troppo bello sapere che dall'altro capo del mondo ci sta chi ci segue e chi ci segue e ripete i nostri consigli. Allora, qua la testa della seppia sta andando bene con la cipolla e la pancetta. Sto facendo le seppie e piselli.
sempre a modo mio, mi raccomando, modo mio. Allora, prendo un bel limone. Cellina Alvino, buongiorno e buona giornata. Stamattina giusto un saluto, altrimenti la mia giornata non ha senso. Ciao Lina, buongiorno. Lina, buongiorno a te. Ecco qua, limone. Francesco Mainardi, buongiorno dalla polizia di Castellammare. Ieri ho fatto le linguine, spettacolo. Buongiorno, rispetto, buongiorno. Ma ha detto ci vediamo presto, magari con quello scapestrato di Peppe D'Antuono, che pure vi segue sempre. Ah, lo conosce? Mi conoscete? Ah, Peppe D'Antuono è il nostro seguace. Eccola qua, guardate quanto è bella. Le botte. Le bombe, questa insomma le bombe in dettaglio. Che succede? Insomma, è scoppiata l'opiselva. Guardate quanto è bella. Intanto la bella montanara della pasta di ieri avanzata, dei piselli dell'altro giorno, con un bel profumo di limone, veramente la fine del mondo. E la facciamo rosolare con calma, le teste belle piano piano. Questa qua è la parte, guarda, ci sta. Allora. Ringrazio di far vedere delle cosine molto simpatiche oggi. Allora, per la seppia e piselli corpi, eccoli qua, vedete quanto sono belli, li tagliamo, facciamo così, guardate. Allora, incidete la parte interna leggermente, guardate, è leggermente obliquo il taglio, vedete? Poi la girate il contrario e fate lo stesso, sempre accarezzando e rispettando il prodotto, senza ci chiama botte zappate tutto, con calma, guardate, e fate questa cosa, poi la andate a tagliare in 6 pezzi, ecco. C'è il super dottor De Rosa, siamo pieni di pazienti impazienti. Dottor, buongiorno e buon lavoro. No, che ci vuole la pazienza con i pazienti, e perché è umanità che a voi non manca. Chi sta da voi soffre, ha problemi, e per questi medici, che sono talmente eccezionali, è una fabulosa aggressrice di un essere umano. Ecco qua, una volta una sola generosa, bagnato di vino bianco. Ecco qua la bacchetta magica. C'è Giuseppe, l'immancabile da Venezia. Pedulla. Ciao Giuseppe. Ah, ecco, Geraldo dice perché ho ripreso a lavorare. Ah, ecco. Meglio così allora, Geraldo. Prima il lavoro e poi la panza. Allora, andiamo sempre le seppie, come vi dicevo, in modo obliquo, senza staccarle, poi mettete tutto il contrario e tagliate tutto il contrario, incidete tutto il contrario, creando tipo una rete. Michele Salmeri, buongiorno da Favignana, oggi preparo un bel polpo in agrodolce, tipico della mia terra, lei come lo prepara, chef? Favignana, come il Tepoli, là il paradiso, Michele? Ecco qua, poi lo tagliamo a metà e stiamo facendo tutti i pezzi. Guardi, il polpo a me piace, mi piace pure in agrodolce, e lo faccio prima lesso, concludiamo così la seppia, lo faccio prima lesso e poi mentre lo lesso faccio tipo una cipollata. Se tieni cipolle giovani le metto a caramellare per un'oretta. Poi quando sono belle caramellate aggiungo olive e capperi, là i capperi tiene, penso sicuramente. Andiamo a sentire. Mettiamo tutto qua. Aggiungo olive e capperi alla cipolla e continuo a farli cuocere per una decina di minuti. Poi aggiungo un cucchiaino di... Dove sta il panno spugna? Aggiungo un cucchiaino di zucchero di canna.
lo faccio declassare e lo faccio sciogliere, non declassare, scusami, bella pulita al tagliere, asciughiamolo, lo faccio asciugare per bene, lo faccio fondere per bene, qualche goccia di aceto non balsamico, o usi un grande balsamico oppure un aceto di vino buono, quello che io amo, e faccio questa cipolla in agrodolce, prendo il polpo, lo faccio rosolare a pezzi, poi lo aggiungo alla cipolla e faccio cuocere, che viene il pollo in agrodolce con un pollo con cipollotti, cipollati in agrodolce, che è troppo buono. Ok, allora questo sta andando. C'è Giacco che dice: "Azze, le pensavo in macchina. Se ti fermavano i carabinieri alla richiesta della patente ci riuscivo. Mondanara, salsiccia e pisil." Veramente non penso anche in macchina, scendendo da Montechiaro è la stessa cosa di dire, eppure secondo me è simpatico, e devo dire la verità, è simpatica assai. C'è Irina, sono in diretta dalla trattoria. Oggi finalmente si apre, mi scoppia il cuore. Mandate ragù per farmi riprendere, vi voglio bene. Ciao Irina, tanti tanti in bocca al lupo e che tutto vada bene. Irina Steccanella da Trattoria Irina sui Colli Bolognesi, grande cucina emiliana, è una grande interprete della cucina emiliana, veramente fai buco da Irina, eh? Da ci siamo stati un mese prima del Covid, ci ha avuto il coraggio di aspettarci fino a mezzanotte a me e Di Martino, ci hai fatto proprio arrabbiare. Allora, mettiamo a rosolare un po' di olio e cipollina. Ricordatela, polpettini del ragù. Ieri abbiamo fatto una cosa, e questo voi non ne fate tanti che poi lo buttate, il giusto. Ieri comunque abbiamo cucinato, e ne è rimasto un altro poco. E vi faccio vedere che facciamo. Ma mo esageriamo, perché altrimenti rimane pure una settimana. È una settimana che ce la teniamo e lo giriamo e lo giriamo e giriamo. C'è Albert, sapere che buchi a terra facciamo oggi? Caro Alberto, buongiorno. Le strade della mozzarella hanno il volto di Alberto Sapere e Barbara Guerra. Sono loro gli organizzatori, assieme a Luciano Vignatari, di questo famoso, interessante e bellissimo congresso di gastronomia che si fa a Festum. Bellissimo. Ieri abbiamo fatto, Alberto, abbiamo fatto una giornata di interpretazione di street food a modo mio, con tutto quello che c'era avanzato dal sartù di riso. Ho ricavato fuori dei piccoli assaggi da interpretare a Errata Postier, a street food. Mosso ancora delle piccole cosine che mi sono avanzate, le sto reinterpretando. Per esempio, la carne delle polpettine di l'altro ieri per il ragù. Ieri abbiamo fatto delle polpettine fritte, belle, solo fritte e calde da servire nello street food, nell'aperitivo. E mo faccio le chicchiacce, che state due polpettine, chi sei nata bomba atomica. Eccola qua. Allora, abbiamo messo a rosolare un poco di cipollina e olio, ci mettiamo dentro le polpettine e facciamo rosolare il tutto assieme alla cipollina e l'olio. Non le friggiamo. Allora, Gianfranco di Rienzo chiede se nel sartù è possibile utilizzare del riso nero. Bravo! Ma come ti viene? Scusa. Scherzo, puoi metterci quello che vuoi, figurati, il riso. Si deve vedere come viene, potrebbe essere una cosa simpatica. Guarda, se lo tieni in casa e lo devi consumare, falla e posta la foto, che ci fai sicuramente piacere farcelo vedere a tutti. Secondo me non dovrebbe venire male. È una bella idea comunque, complimenti. Allora, andiamo avanti, facciamo. Geraldo ci ha chiesto come iscriversi al fan club.
Allora chiedo il supporto dei nostri amici se ci inviate nei commenti il link di modo che lui può fare Gli direttamente amministratori del l'iscrizione. club, dove stanno i nostri carissimi amici, fondatore, amministratore, cassiere, teniamo tutto qua, noi siamo organizzatissimi con il nostro banchetto. Allora ho fatto rosolare leggermente le fave per un secondino, scusate, le polpettine della cipolla, aggiungo le fave, immaginate già che sta scena qua, ecco qua, aggiungo le fave per un secondino, sfumo con un goccio di vino bianco. Carla Campora chiede la ricetta delle pizzette e Carla è stata pubblicata ieri, la puoi trovare sulla nostra pagina. Aggiungo un goccino d'acqua dopo che abbiamo fatto il sfumo del vino. Le secche, vieni qua, non c'è, guarda, fai vedere qua. Allora, questa qua, vi faccio un attimo, vi voglio fare un attimo la premessa su questo piatto, perché questa qua è troppo interessante. Vi piacerà moltissimo questa idea che vi sto per dare. Vi spronerà sicura la vostra fantastica fantasia. Questa qua, come stiamo? Se ci mettete un rigatone, un mezzanello spezzato, un po' di pepe e lo mantecate con un po' di pecorino, è una genovese di seppia che fa venire a frema. Eccola qua, già è pronta. Immaginate un pacchero, un mezzanello spezzato, lo zito spezzato, condito, perché teniamo questo bel foglio di cipolla e testa di seppia, che sono sempre più coriacee. Ci condite su mezzanille, pepe, pecorino. Ecco, qualcuno mi aveva chiesto la genovese di seppia, la genovese di mare. Pensate a questa genovese di seppia, tiene un profumo che è una cosa che ti strega. Guardate che cos'è. Fantastico. Giuseppe Balestrino dice: ieri sono andata a Bergamo in una famosa pasticceria che fa una crema strepitosa. Al padron Luigi io ho detto: stai a per, a crema solo un maestro, cioè Don Salvatore. Buona ragione spiegata, Don Salvatore. Sei Don tu? Salvatore non c'è Come stamattina. no, è sempre Don presente. Salvatore, ma come mamma con voi? Scusate, quando è che decidete di fare questo miracolo? Accomparite e poi ci sta crema, così ce l'avamo pensiero tutti C'è quanti. il Super Ludo R, dice buongiorno, oggi sono invisibile. Mai Ludo, Ciao Ludo, buongiorno. buongiorno. Allora, un poco di questa qua lo metto da parte perché in questi giorni faremo il mezzanello con la genovese di seppia, tanto per farvelo vedere. Ne ho preso due. Invece qua la seppia che sta andando, per questo vedete, quello con gli ingredienti se ne avrà andati cieli. Qua stiamo stufando le polpettine con le fave. Invece qua, mettiamo questa qua, aggiungiamo i nostri piselli. Emanuele Caporaso Piedone chiede: mi hanno dato delle fave e sono piccole, ciò significa che sono giovani? Sì, sono giovanissime, sì. Diciamo che già di queste perite già diventa, è una primizia, no, diciamo, è una fine primizia, perché ormai le fave, il periodo delle fave ormai è quasi alla fine. Facciamo rosolare i nostri piselli nel fondo delle teste e della cipolla. Andrea Benigni, buongiorno con l'acquolina in bocca dalla lontana Russia. Azzale, buongiorno a te. Ancora Antonella Messina in ritardo, ma oggi diretta seguita dallo studio. Tra una ricetta e una telefonata, io ci sono eppure tutto lo studio. Ciao Antonella, ciao e di nuovo auguri per ieri. Ma ieri ti volevo mandare le montanare, ma hai fatto troppo tardi, non ti hai fatto Era sapere. l'altro ieri, quando abbiamo L'altro fatto il ieri. sartù. No, allora ieri l'ho nominato per cosa? No, ieri te le volevo mandare queste cose, poi Aramè che è arrivato tardi, vabbè, si è scombinato tutte cose, non ho fatto niente. Vabbè, la faremo apposta. Sta montanara per te. Allora, i piselli stanno andando con le teste, un po' di teste le ho conservate così ve le faccio vedere in questi giorni. E la pancetta pure l'ho usata, la posso mettere da qua, dopo se mi serve la riprendiamo. Allora, la seppia vedete, sta ancora qua.
la metteremo più in là con calma. Possiamo l'olio. C'è Pietro Bologna, dice che bella pancetta che vedo. Ehi, sotto la camicia bianca. Ho visto che mi ha visto. La bella pancetta è solo quello che fai tu, amico. È tutto un'impressione. Diciamo che la camicia, dato che è voluttuosa e delicata, si accartoccia al posto. Allora, questa qua la facciamo andare. C'è Rosaria Cuomo, un saluto al volo al volo. Poi volevo dire, chef, mi raccomando, oggi con le bombe. Ormai la casa che sembra una gruviera. Sì, sì, non ti preoccupare che oggi pure ci saranno due bombe belle. Eccola. Facciamo partire pure questo. Filippo Mani, una domanda. Possiamo riutilizzare oggi la stessa soluzione di aceto e sale usata 2 giorni fa per i carciofini? Sì, sì. Certamente che puoi fare, questa qua la lasciamo fare. Questo vediamo. Giovanni Don Anselmo d'Apice dice sartù di riso venere con pesce da provare. Io lo faccio ed è ottimo. Ma lui mi aveva chiesto di sartù, Giovanni? No. Giovanni, allora, tu sai quando ti voglio bene. Sicuramente è buonissimo. Sicuramente è eccezionale. Ma noi stiamo parlando di un'altra cosa. Se parliamo del sartù napoletano, allora parliamo di un'altra cosa. Però sicuramente è buonissimo. Allora, voglio pulire un attimo qua. Facciamo salire un attimo a bollire l'acqua, siamo andati è troppo buona questa. Intanto Sergio D'Antonio e Dora Sorrentino ci fanno notare no, a freddo no, poi ci dicono che abbiamo il coronavirus. Il serumus che fa bene, cara Doruccia. Ecco, mettiamo un altro poco, il tempo che si intenerisce la fave, abbiamo uno stufato di polpettine e fave. C'è Giuseppe Di Lascio che ci segue sempre da Parigi, dice entro in laboratorio e trovo i miei colleghi già collegati sulla diretta dello chef. Così pazza. Intanto, ecco, adesso... Sono tutti francesi? Sono tutti francesi, Giuseppe? Comunque, caro Giuseppe, io ti voglio ringraziare per... il fantastico pensiero che hai avuto. Il guida choc, però devi sapere che io sono golosissimo, ma proprio goloso, goloso assai. Ma non solo di dolci, di salate, dolci, qualsiasi cosa si mangi, sono goloso perché mi piace mangiare. I dolci in più del salato. A me il salato piace moltissimo. Non è che dici no, a me piace il salato, però il dolce, ho tutto. No, a me piace quello e quello, tutto cosa sa. Per questo. Giuseppe, vabbè, ci hai capito. Ha visto le tue creazioni. Le dovremmo provare pure, queste quei cioccolatini. Quei cioccolatini sì. Che sono veramente spettacolari. Poi ho visto pure lo specchio com'è, non so se... Sì, sembrava uno specchio con dei coltelli sopra. Vabbè, sei bravissimo, complimenti, però... Adesso l'assaggio. Ci muoci chi ne mano la canta. No, ci ha promesso che verrà a trovarci. Bene. E vieni fornito, mi raccomando. A Napoli si dice busso con i piedi. Scherzo, figurati, è solo modo per scherzare. Allora, i piselli, avete visto il corpo? Non l'ho messo ancora. Antonino Arpino saluta tutta la brancata. C'è anche Giuseppe del Giudice. Ciao Antonino, ciao. E Giuseppe Vitale dice: penso che Don Salvatore non esista, è tutta un'invenzione. Oh, Salvatore esiste, come che esiste? Qualche giorno uscirà con una sua squisitezza, perché ho Salvatore. Anche Giacomo un po' amareggiato, dice: non so più che fare con Salvatore. Oh, Salvatore. Ma io posso avere tutta questa pazienza con voi, che sono diventato il vostro segretario. Io tu quando lo sapete di Don Salvatore, e io faccio l'assistente di Don Salvatore. È arrivato pure il corriere. Aspetta, vado a vedere un attimo. Sì, è arrivato il corriere, è arrivato il team, perché si sta riunendo la famiglia. Un poco tutto, sono arrivati tutti quanti.
Salutiamo Maria Loreto e poi c'è Vincenzo Di Palma. Sono un programmatore, ho realizzato un sistema per le prenotazioni, tavoli, eccetera. Possiamo parlarne? Senti, dice, mandaci una mail, ci sarà una mia collaboratrice che gli dà un'occhiata e me la fa vedere, certamente possiamo, vediamo. Anche se noi la pentola abbiamo un minuto e sta a moce, dovrebbe essere un po' più larga, ma come sapete questa canata è camara, è così. Intanto faccio vedere anche questo, le seppie, c'è ancora un altro, è arrivato qua di nuovo il... Grazie, ciao, buona Ciao, ciao. giornata. C'è Gianluca Multiweb, chiede Senti, la vieni qua, lo differenza, sento. sì, la differenza tra il sauté di cozze e la zuppa di cozze napoletana. Allora, sauté di cozze e con... allora, io parlavo sempre già lui e come faccio? Sauté di cozze faccio soffriggere aglio, olio e peperoncino, poi aggiungo le cozze. Un mestolino d'acqua copro, appena aperte chiudo, tritata di prezzemolo, pronto su dei cozzi. Ho messo giù gli spaghetti, questa qua è pronta la polpetta. Invece zuppa napoletana, aglio, olio, peperoncino, pomodorini, mettiamo qua la nostra zuppa, eccola qua, pomodorini. Cozze, faccio aprire tutto e poi lo servo con prezzemolo tritato, a me mi ci piace pure un odore di origano. Eccola qua, guardate che bel stufato con quelle quattro polpettine che sono rimaste, due fave e un filo di cuoio. Guardate quanto è bello. Luca Zeppini è impaziente per il nostro shop online e poi ti chiede una promessa, ovvero una cena tu, lui e Peppe Di Martino. Chi è Luca? Luca Zeppini. Figurati Luca, vieni e non ti preoccupare, cioè Martino ne sarà felice anche lui di averti con noi. Allora facciamo sta cosa, là tanto a Montechiaro è bello, spazio ce n'è, oggi fa. Allora, i piselli sono quasi cotti, le teste sono a buon punto perché è una ventina di minuti che le cuociamo, andiamo ad aggiungere i nostri corpi. Vedete, li aggiungiamo quasi in ultimo, così avremo la seppia cotta perfettamente. Altrimenti, se mettete tutto assieme, mentre cuocete la seppia, eccolo, io ci ho spruccato. Mentre cuocete la seppia, la testa, il corpo si rovina totalmente, si stracuoce. Invece così avremo testa cotta per bene. Il corpo 3-4 minuti di cottura, cotto per bene, piselli cotto a posto, avremo una zuppa di piselli e di seppia e piselli a filo rosso. E mo vi devo far vedere una cosa fantastica. Carmela Monti chiede se le fave si possono fare sott'olio come i carciofini. Sì. Guarda, se puoi fare tutto quello che vuoi, se fai solo con l'aceto, questo è quello che mi ha insegnato sempre mia mamma. Lina e Gigi Ercolano dice: mio marito ormai esclama sempre, in questa casa siamo in tre, io, tu e Peppe. Gli ultimi, finalmente i piselli, gli ultimi piselli del sartù stanno qua. Ma poi faremo qualche altra cosa con i piselli perché ne sono arrivati 40-50 kg. Qualche altro piatto con i piselli lo faremo sicuramente. Questa qua sta andando, per far vedere come sta andando, andiamo nella padella. Vi sto facendo soffriggere un'altra volta i piselli. E che ci faccio secondo voi con questi piselli? Non avete proprio idea di questo C'è tema. Giovanni Caserta, Ciao buongiorno Giovanni! Giovanni. Buongiorno, non avete idea di quello che sta succe per succedere con questi piselli.
Voglio sentire una bomba. Cioè, zia Fiorinda dice: penso che sia comune a tutti guida essere golosi di dolce, ma soprattutto del salato. Sì, sì, allora ci troviamo la la cosa è comune, sì. In quel caso siamo proprio golosi del cibo. È un'altra cosa. Allora, voglio spostare un attimo. Questo qua lo metto qua a cucinare. Tanto si sta asciugando. La pasta sta andando, lo spaghetto sta andando. Allora, che ci faccio con lo spaghetto? Faccio una cosa che è la fine del mondo. Voglio aprire, voglio un attimo la padella. C'è Fiorella Gentile che ci saluta. Ciao Fiorella, buongiorno. Mentre va, eccolo qua. Allora, possiamo alzare. Facciamo così, togliamo questo, così metto a riscaldare la padella lì. Nel frattempo mi metto ad asciugare la padella. Spostiamo le foglie, sciacquiamo un attimo la pinza. Eccola qua, mi raccomando, serve pulizia. Prendiamo gli spaghetti, vedete, per metà cottura cotti in acqua e metà li andiamo a mettere nei nostri piselli. Sì, dei piselli che abbiamo fatto l'altro ieri con cipolla e guanciale. Faccio vedere che succede in questo piatto. Raffaele Napoli, la prossima camicia a pois, così gli schizzi si mimetizzano. Non si vede. No, invece la bella, la cosa bella è che devi avere la camicia bianca e non ti devi sporcare. Lo sfizi è chi? Altrimenti diventa troppo semplice. Geraldo Sansone, oggi grande evento, una data da ricordare, si è spruccata la camicia. Oggi sì, abbiamo fatto il pomodoro in mille modi, ne è mai successo. Ma incredibilmente ho fatto una palla corta. Prendiamo, guardate questi gamberi che parlano da soli. Luigi Rescigna, chef, il giorno dell'incontro è chiaro che a tavola ti devi sedere con noi. Certo, facciamo cucinare a Salvatore, se siete d'accordo. Allora, sgusciamo i nostri gamberi staccando la testa delicatamente e, come vi ho detto già qualche altra volta, è importantissimo con uno stecchino di legno, una cosa, togliere, vedete, sul dorso, incidete con coltello a pugno e tirate giù il budello, vedete? Questo qua lo dovete togliere assolutamente. E lo mettiamo qua. Lo spaghetto sta andando. C'è Pino Palma che ci saluta. Buongiorno Pino! Pino, buongiorno, carissimo, ciao. Eccoli qua, stanno andando, continuiamo. Spaghetti. Verone. Di solito quando avete una materia prima del genere si fanno al forno, al rosticchio e tutto, il 90%, ecco poi il budellino, il 90% la testa, proprio i grandi mangiatori, i grandi esperti, amanti del pesce, perché non si tratta di essere esperti, succhiano la testa e ne prendono quel poco di sughetto che c'è dentro. Ma molto spesso, moltissimi, la staccano e la buttano, la tolgono, viene ripiata. Allora noi che facciamo? Con la testa ce la conserviamo e poi vediamo, in questi giorni bene nel frigorifero si mantiene, per non mangiare subito campo arrivo, domani, dopodomani, ma vediamo, lunedì la metti in frigo, bene sistemata, coperta. Faremo qualcosa con le teste. Enrico Coiage, buongiorno, un saluto alla banda del buco in terra. La banda del buco, ecco qua, i gamberoni li abbiamo sgusciati, queste qua me le conservo. Me le conservo perché? Perché non abbiamo tempo per fare, altrimenti già avrei preparato qualcosa per farvi rivedere in diretta velocemente come è la situazione, ma non posso fare, per questo tengo da parte sia le teste delle seppie che la testa dei gamberi. Spaghetti, vedete, stanno, la cottura è metà e metà,
Perché, dato che è una salsa che non ha niente di cremoso, abbiamo bisogno di estrarre un poco di aglio di più dalla pasta per dargli cremosità. Lo stufato di piselli sta andando, vedete, si sta asciugando ed è quasi pronto. Pino Massa chiede dove poter acquistare il nostro libro. Allora, puoi provare su Amazon, sulla Feltrinelli, sul sito del Gambero Rosso o sulla Mondadori. Sì, comunque Gambero Rosso ce l'hanno, perché ne ho chiesto, i nostri che tenevamo per gli ospiti che vengono qua, ce li chiedono da noi, erano finiti COVID. E per la prossima apertura glielo ho chiesto, e proprio adesso il corriere ha portato quelle, quelle scatole sono del il riassortimento. Sì. Allora. Giacomo dice: già mi immagino con quella rimanenza di gamberoni che il catofire fa. Cosa pure sta là, Giacomo. Allora, padella calda leggermente unta d'olio, mettiamo i gamberi dalla parte della coda. Li potremo incidere tutte queste cose qua e li mantengo così. Vedete? Spengo, tolgo dal fuoco e salo. Questo dovete fare, altrimenti può essere il gambero più fresco del mondo, lo rovinate fuori dal fuoco. Vedete? Questo sta continuando a cuocere. Vedete? Mi raccomando. Altrimenti secondo è pronto. Gli altri due che ho lasciato. Antonella De Martino chiede se i gamberi una volta sgusciati vanno sciacquati. No, no. Perché questa qualità qua ne alfa niente, non è linguaia. Questi due qua, sale e olio, e li vado a stendere qua nel piatto come sono belli. Questi sono sempre servizietti che dovete fare con le mani. Per questo non vi preoccupate, non succede niente. Abbiamo un foglio di carta assorbente. Mettiamo il nostro tavolo da lavoro e prendiamo le teste, le code rimaste. Un attimo solo, altrimenti cazzo fa la pazza e facciamo uguale. Vedete? Si è asciugata. Ma mi devo dedicare un attimo alla pasta, altrimenti quando la pasta è pronta si ferma un rilotto, non vuole sapere niente. Allora, aggiungo giusto un goccio d'acqua, fuori dal fuoco, pepe generoso, non ho messo sale, avete visto? Pecorino, più generoso ancora. Olio abbastanza generoso, a fiamma spenta mi raccomando, e fate, guardate che cos'è, fa niente che si risolvono dappertutto, non vi preoccupate, dopo ci pulite da me. Eccolo qua, guardate quanto è bello questo piatto che mi ha scelto Rossella, è proprio un festival di colori. Prendiamo, aspettate, prendiamo, messo nel forchettone, e abbiamo fatto uno spaghetto con piselli, cacio e pepe. Ah, ma la portica, questo è spettacolare, non è buono, è qualcosa di più. Per questo, vabbè, quelle sono sempre quelle piccole idee che vi passo. Eccolo qua, che fortuna ce l'ha in frigo e non ci pensi chi tiene un tesoro e non so. Guarda, andiamo a chiudere così, e abbiamo fatto una cacio e pepe, uno spaghetto con piselli, cacio e pepe, caffè in botta a muro. Bene, bene, bene. Cosa vado? Che ne pensate?
Diteci pure il vostro parere. Salvatore Tortora ha trovato il piatto, il nome per questo piatto, generoso. Salvatore, chi si rimane a ma soddisfazione? Vediamo com'è. Carmelo intanto chiedeva che qualità sono questi gamberoni. Questo gambero viola del gamberone viola del Cilento. Spettacolare. Allora qua teniamo questi qua. Serviamo i gamberi in due cotture, vedete? Uno mettiamo sotto così. Questo qua lo mettiamo girato così, gli diamo un poco di colori, un poco di movimento. Lo poggiamo qua. Mi ha battuto. Eccolo qua. La sua mandella e uita. Allora, qua abbiamo un po' di prezzemolo. Lo vado ad aggiungere dopo ho rosolato i gamberi. Aggiungo un altro goccio d'olio. Ah, Don Salvatore, ecco è arrivato. Ecco, è signori. Troppo bello, poi ci andanno. Grazie Don Salvatore, per ci andanno a voi, siete sempre una persona squisita, anche se ci fate penare un poco, ma comunque, poi ci rifaremo sicuramente. Beatrice. Abbiamo deciso che quando ci incontriamo con gli amici tu cucini e mi mangiamo. Mettiamo giusto qualche goccia di succo di limone nell'olio rosolato ai gamberi. Beatrice Pavese ha ricevuto il libro, dice ci si sazia solo a guardare le immagini. Grazie Beatrice, grazie. Aggiungiamo un po' di scorzo di limone. Vedete che bel succo che è uscito. Vediamo come sale. Bene, un attimo solo e finiamo tutta la scena. Intanto io inizio, ecco. Allora, mi sono portato avanti col lavoro, ho fatto vedere già tutti i piatti, sì. No, perché? Perché siamo proprio in dirittura d'arrivo. La mia sorellina che è venuta da Montechiaro mi ha portato un po' di questa lattuga fantastica. Mi ho preso giusto il cuore, lo andiamo a mettere. Questo va mangiato da solo, questa lattuga, così, senza condire. Guardate, voi dovreste mangiarla così, sarà tu. Andiamo a cucchiaio. Questo per chi vuole fare un po' di dieta. Ecco qua. Allora, che ne dite di queste bellissime idee? Sempre con, ovviamente, ma ci sta questa presenza di fave e piselle perché, ripeto, stamattina ne sono arrivati parecchi. Sono quasi le ultime produzioni che stanno arrivando. E sono a fine romano, tutti piatti super leggeri, buoni, puro spaghetti, diciamo che non è... quelli sono i pisellini rosolati, ecco qua, per fare un gamberone arrosti in un modo più diverso, un modo diverso, è lo stesso arrostito, con un poco di sughetto tirato con le sue teste, eccolo qua, semplicissimo, con un po' di lattugo vi mangiate questo, fate la dieta e non avete scrupoli di rabbia, e dice non posso mangiare questo. La montanara, questa qua con la pasta ripresa e tutto che sei. Spaghetti, diciamo che qua ci sono un sacco di cose di riciclo. Poi mi sono messo da parte sia le teste di gambe che di seppia. Questa qua, guardate, questa è buonissima, così, mo fredda.
l'ha usato come pane, per questo assolutamente se mi rimane non l'ho buttata. Perché ne avevo uno. La nonna inizia a scalpitare. La nonna scalpita e inizia a sbattere. Bene. Guardate, fate questa montanara, fatene in più e l'indomani friggetele, usatele come pane. Vanno grigliate, questo con un formaggio, un salume, una cosa, è buonissimo. Fatene qualcuno in più, perché sicuramente avete qualcuno in giro attorno a voi che gli farà piacere averla e provarla. Bene, vi saluto, vi ringrazio. Grazie per essere stati qua, grazie per le condivisioni di ieri, grazie per quello che farete. Grazie per le bellissime parole che avete scritto sul video che è uscito ieri e per la stima che mi state dimostrando. E spero che veramente un giorno ci sia un giorno che potremo fare dedicato a tutti il giorno del nostro abbraccio. Io comunque non scherzo e mi sto organizzando. Perché avremo bisogno pure di qualche sponsor. Se faremo questa cosa, già mi sto muovendo. Bene, vi saluto. L'altra mia sorella, che giustamente loro vivono in un altro mondo, è beata allora, vabbè. Ok, vi ringrazio. Buon appetito, buon venerdì e ci vediamo domani. Ciao, ciao, ciao. E che